MaurizioPoli.it, un'ennesima indagine sui giovani e l'educazione finanziaria, i quindicenni, il focus. I dati provengono dal Financial Literacy Oxford di Pisa 2022 e ci parlano della gestione dei soldi, la comprensione dei rischi finanziari, la capacità di gestire il denaro e di risparmiare. Dice che i quindicenni italiani si collocano di sotto della media dei studenti dei paesi Oxford. Vi riporto poi qui i dati, le percentuali, l'articolo sugli adolescenti, ma il mio focus è proprio incentrato su chi sono i veri influencer delle decisioni finanziarie, sono gli amici. Gli amici sono i veri influencer sulle abitudini di spesa. Prima di acquistare, più di 7 studenti italiani su 10 confrontano i prezzi nei diversi negozi, tra un negozio tradizionale e uno online. Poco più della metà aspetta che il prodotto diventi più economico. Le ragazze confrontano i prezzi in diversi negozi più dei ragazzi. Altre caratteristiche dei nostri studenti sono risparmiatori, il 91% ha messo da parte qualcosa negli ultimi 12 mesi. Inoltre il 71% pianifica obiettivi di risparmio per determinati beni che vuole comprare o attività che desidera fare. Dice che sono numeri in linea con gli altri paesi OCSE. Quindi la tendenza è chiara, sono soprattutto i ragazzi a subire l'influenza dei coetanei per quanto riguarda l'acquisto di qualcosa, purché lo possiedano gli amici. Il desiderio di seguire lo stile di vita e il riconoscimento dell'influenza degli amici sulle proprie decisioni di spesa. Il 61% degli studenti italiani dichiara di aver comprato qualcosa perché lo avevano gli amici e il 43% dice di spendere più di quanto vorrebbe quando è con la sua cerchia. Inoltre il 38% compra spesso ciò che gli amici consigliano. E il 30% ammette di voler tenere il passo con il loro stile di vita, ma solo il 18% riconosce che gli amici hanno forte influenza sulle proprie decisioni di spesa. Infine, la ricerca, quest'ultimo dato, dice che sono i maschi a subire questo tipo di condizionamenti. Quando si parla di finanza comportamentale, questa è una lente di ingrandimento sul mondo dei quindicenni, sulle loro abitudini di risparmio, di spesa, di acquisti e sulla conoscenza dei rischi finanziari. Una buona lettura e la prossima piccola pillola di educazione finanziaria.